Ricco calendario di appuntamenti per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Iniziative per grandi e piccoli, nei quali il padre della commedia vestirà vari ruoli. A novembre è previsto anche uno spettacolo di Simone Cristicchi. Due ruote, protagoniste nel Val d'Arno. Sabato 6 settembre in programma la 43esima edizione dell'omonimo Giro. Un appuntamento che negli anni è stato il trampolino di lancio per tanti campioni. Un anniversario da Circoletto Rosso. Per quello che ha rappresentato e rappresenta per la Toscana e per l'Italia in genere, Dante, a 700 anni dalla morte, merita un palcoscenico a sé stante. Il Consiglio regionale cercherà di rendergli merito con 100 giorni di eventi, nei quali il sommo poeta sarà un divo, un attento ambientalista, un compagno di giochi per i più piccoli, un compositore di musica contemporanea. È un avatar capace di tradurre la geometria dei volti in terzine. L'iniziativa è compresa nell'ambito della legge speciale approvata dall'Assemblea nello scorso maggio. Vogliamo celebrare il Dante toscano, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, perché nel suo cammino non c'è luogo della nostra regione che non abbia toccato in particolare negli anni dell'esilio dalla sua amata Firenze. E anche laddove non è potuto andare, c'è riuscita la sua poesia e i suoi versi. Dante fu un grande innovatore, uno dei più grandi del suo tempo, e noi vogliamo celebrarlo nei prossimi 100 giorni in maniera diffusa in tutta la Toscana, tenendo insieme tradizione e innovazione. Consentitemi di ringraziare la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, per aver contribuito alla realizzazione di un programma davvero innovativo. Noi voglio sottolinearvi due degli eventi, tanti, che ci saranno sul nostro territorio. Il primo sarà il Consiglio Solenne, che avrà luogo il 10 di settembre insieme al professor Casadei, al direttore degli Uffizi, al presidente Gianni. E poi una novità prima in Italia, noi riusciremo attraverso un avatar di Dante pensato e realizzato all'Università degli Studi di Pisa, che porteremo in diversi centri della Toscana, a raccontare qual è la nostra terzina. Questo verrà fatto riconoscendo i nostri occhi, le nostre labbra, e sarà un modo in cui ognuno di noi si porterà con sé una terzina di Dante. E poi alla fine di novembre a Grosseto e a Pisa uno spettacolo che parla di Dante attraverso la voce di Simone Cristicchi, uno spettacolo profondo, bello, che racconta il passato, il presente e il futuro. A entrare più nel dettaglio della programmazione è stata Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, che ha rimarcato la volontà di rendere gli eventi a misura delle varie fasce della popolazione. Al suo fianco il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, che ha sottolineato vari aspetti organizzativi, ponendo l'accento sulla necessità di coniugare sicurezza e qualità. L'obiettivo del Consiglio regionale, grazie alla lungimiranza del Presidente Mazzeo e di tutto l'Ufficio di Presidenza che ha sostenuto questa legge, è stato proprio quello di declinare queste celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante su tutto il territorio, perché la Toscana è fatta di molti campanili che denotano però in positivo passione, legame con il proprio territorio, senso di appartenenza. E allora Dante, che ha attraversato, come ci insegna il Presidente Gianni, moltissimi comuni, ha citato e ricordato moltissimi territori toscani, meritava questa declinazione che il Consiglio ha voluto offrire, nel segno di due principi fondamentali: un principio di innovazione, andando a cercare tra le varie proposte quelle più innovative nella celebrazione di Dante, e anche all'inseguimento delle generazioni, perché il valore del nostro patrimonio e della nostra identità culturale è quello di insegnare e trasmettere ai cittadini più giovani chi siamo e perché siamo così, che cosa c'è alle nostre spalle. Allora ecco, avremo un programma, come sentiremo tra breve, declinato per i più giovani attraverso la musica, dove i bambini saranno protagonisti attraverso un bellissimo progetto disseminato nei comuni più piccoli della Toscana attraverso le scuole. Ecco, un segnale importante in 100 giorni di attenzione per il territorio e di rinnovamento delle celebrazioni, perché celebrare questi grandi momenti e questi grandi personaggi non deve essere soltanto una maniera
per coltivare e custodire per addetti ai lavori un patrimonio culturale, ma deve essere davvero il segno di ciò che ha ispirato la nostra cittadinanza, di ciò che è il genius loci, che ha reso i toscani quelli che sono. Da vicepresidente del Consiglio regionale sono soddisfatto di aver dato il mio contributo anche con il creare dei collegamenti con il territorio, perché abbiamo il dovere di sapere celebrare adeguatamente questo grande evento e con questa occasione dare anche sostanza a un'idea di Toscana diffusa, di creare sempre più delle liaison tra questo palazzo e il territorio e le amministrazioni comunali. Le risorse che sono state destinate dovevano essere investite in modo sobrio e dobbiamo comunque avere sempre la consapevolezza del periodo difficile che viviamo e con questo spirito che dobbiamo approcciarci a questo evento cercando finalmente di rivedere le stelle seguendo le parole del grande poeta. Tra gli eventi che meritano attenzione particolare, Dante in Piazza, un progetto di teatro in strada che coinvolgerà 100 alunni delle scuole primarie di 5 comuni della Toscana. L'idea è quella di rendere i ragazzi protagonisti di una performance con gli operatori della compagnia 20 Lucenti, in cui verranno raccontati i tratti salienti della vita e dell'opera di Dante. Il progetto si concluderà con la sfilata dei bambini in costume dantesco nelle vie del centro storico delle 5 città individuate e la visione partecipata alla rappresentazione teatrale dello spettacolo Dante Lirico Game, realizzato da 20 Lucenti, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino. Un anno di digiuno poteva bastare, troppa la passione per arrendersi al Covid. Così, tra distanziamento e regole da osservare, il ciclismo sabato 6 settembre torna protagonista nel Valdarno, con la 43esima edizione del Giro omonimo. Il percorso di 175 km partirà da Incisa per concludersi con il consueto traguardo in piazza Marsilio Ficino a Filline. Il Giro del Valdarno incarna lo stesso spirito con cui abbiamo lanciato questa legislatura. Guardiamo al futuro, puntiamo sui giovani, investiamo sui talenti, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Sulla stessa lunghezza d'onda il governatore toscano Eugenio Giani. La Toscana è la terra del ciclismo come sport popolare. In un territorio così bello e significativo come quello del Valdarno si dà un forte segnale di ripartenza. La prova è connessa a grandi nomi che hanno fatto la storia del nostro ciclismo: Giuseppe Saronni, Francesco Moser, Franco Chioccioli e Michele Bartoli. Sono davvero felice di poter ospitare qui questa presentazione a pochi giorni da questo importante evento, un evento che, come un po' lo spirito che abbiamo lanciato in questa consigliatura della nuova assemblea legislativa, è quella di guardare al futuro, di puntare sui giovani, di investire su quelli che saranno i talenti. Tanti importanti ciclisti che poi hanno fatto la storia di questo sport hanno partecipato e si sono aggiudicati questa importante manifestazione. L'abbiamo voluto fare qui insieme, ringrazio il collega Benucci per avercela presentata, sono contento che anche il presidente Gianni ci sia. Dà il senso esattamente dell'importanza che ha lo sport per noi, l'importanza che abbiamo voluto dare anche mettendo risorse, per la prima volta 10 milioni di euro in questa direzione, e un grazie agli organizzatori. Non era scontato, l'anno scorso non è stata effettuata, non è semplice, le misure di sicurezza sono sempre tante da dover mantenere, lo sforzo organizzativo è stato ancora più grande, quindi ancora di più un grazie di cuore e sincero per l'impegno che ci hanno messo e sono certo che sarà una bellissima giornata di sport. Devo dire che è una competizione ciclistica di grande valore e rivela da sempre quelli che sono i talenti che poi emergono. Dimentichiamoci quando nel 1991 la vinse Michele Bartoli, che qualche anno dopo ci portò a vincere il Giro d'Italia. Oppure pensiamo a occasioni nelle quali Popovic, oppure lo stesso Masnada, e prima di lui Bontempi, è una delle manifestazioni nazionali che ci aiutano a vivere quello che può essere la promessa del ciclismo in Italia. Noi ne abbiamo profondamente bisogno.
Vi è poi un legame personale da parte mia quando nel 2017 mi trovai a vivere l'esperienza di partecipare con l'ammiraglia a vivere quello che è il percorso. Allora Vince Garavaglia è un percorso di grandissimo fascino perché ci porta in tutte le strade più significative da un punto di vista sportivo e di bellezza paesistica del Val d'Arno e devo dire che è stata un'emozione per me che mi rende molto legato a questa che è una corsa che è simbolica in Toscana nella ripresa di attività a settembre. A fare gli onori di casa il consigliere regionale Cristiano Benucci, che ha ricordato il forte legame tra il territorio e le due ruote. Connessione ribadita anche da Sandro Sarri, presidente del nuovo pedale figlinese e organizzatore della gara, che peraltro sarà molto partecipata, con quasi 200 iscritti. Una vetrina importante per tutto il ciclismo toscano, a poche settimane di distanza dal campionato mondiale in Belgio, come ha evidenziato Saverio Metti, presidente della sezione regionale della Federciclismo. È un bel segnale che si riparta con questa manifestazione che è una delle più prestigiose in termini sportivi del Val d'Arno. Il Val d'Arno ha una lunga storia di ciclismo che si è sempre manifestata in tante belle manifestazioni. Con la difficoltà e la pandemia tante non sono state fatte ed è bello oggi essere a presentare il 41esimo Giro del Val d'Arno che da Figline prende le mosse ed è nell'ambito dei festeggiamenti del perdono che sono giornate importanti per tutto il Val d'Arno fiorentino e aretino. Vogliamo pensare che questo sia un po' il modo di ripartire anche delle nostre comunità valdarnesi che ne hanno tanto bisogno. Un grande ringraziamento al comitato organizzatore perché organizzare le corse di questo livello non è uno scherzo e averlo fatto in questo momento è ancora più complesso e quindi è giusto sostenerli, è giusto anche presentarli in questa cornice che gli dà un respiro ben oltre il Val d'Arno. L'organizzazione è stata laboriosa perché, come si è detto, in questa pandemia ci sono un sacco di regole, un sacco di fogli da dover riempire, firmare, presentare se tutto è in regola o tutto non è in regola. Infatti abbiamo dovuto spostare l'arrivo, non sarà più in piazza Marsilio Ficino come di solito era per 43 anni, ma lo abbiamo fatto al campeggio Girasole Club, quindi fuori dal paese, fuori da tante regole, diciamo, ecco, è in campagna, diciamo, è un arrivo in campagna, è un arrivo in salita, il percorso è cambiato sempre perché non siamo potuti passare più dal centro storico, ma facciamo 11 giri dal campeggio, quindi di sotto l'arrivo passiamo 11 volte, l'inizio è incisa con i classici 4 giri da Casa Petrarca, e poi il finale lì nel circuito campeggio Figline di 12 km. Ha riscontrato la voglia di pedalare da parte dei ciclisti con l'iscrizione? Sì, noi oggi abbiamo già 160 iscritti con un totale di 30 squadre. 30 squadre hanno già aderito. Stiamo aspettando la parte finale, insomma, gli ultimi perché non possiamo partire più di 190 per regolamento e quindi la voglia c'è. Io posso fare anche questa dichiarazione, la voglia è anche da parte degli sponsor. Non abbiamo trovato dinieghi, anzi, tutti contenti, dice meno male si riparte, meno male ragazzi ce la fa a ripartire e questo ci fa piacere. Sì, no, siamo molto contenti perché l'anno scorso è stato un anno in cui abbiamo cercato di partire come ciclismo, ce l'abbiamo fatta con le gare individuali, però alcune manifestazioni avevano purtroppo dovuto cedere il passo. Quest'anno avevamo fatto un calendario molto impegnativo, l'abbiamo quasi tutto rispettato e sono contento che il Giro Nazionale del Val d'Arno ce l'abbia fatta. Devo ringraziare soprattutto tutto lo staff della società organizzatrice, ma anche tutte le autorità che si sono impegnate in questa manifestazione. È una gara delle più importanti, una gara monumento che in Toscana nella categoria Under 23 Elite è una delle più rappresentative, è stata vinta da corridori di altissimo livello, Bartoli, ma
anche corridori stranieri tipo Popovic, e quindi per me è importante che questa manifestazione si sia realizzata. Il 6 sono sicuro che verrà fuori un vincitore di altissimo livello, e soprattutto cade anche in un momento del calendario in cui ci si prepara all'Europeo, che c'è la settimana successiva, e poi dopo 2 settimane c'è il Mondiale, quindi sarà un'indicativa che porterà tante indicazioni anche per il commissario tecnico Amadori, che sarà presente alla manifestazione.